Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Io sono Lessi e oggi volevo fare una cosa che abbiamo già fatto molto spesso, cioè rispondere a una serie di commenti che mi sono stati fatti. E torniamo tra l'altro a parlare di Trentino. Per cui tutti coloro che non sono interessati possono andarsene, ci vediamo settimana prossima, con gli altri andiamo avanti. Rispondiamo a un paio di commenti che ho ricevuto, un attimo che adesso ve li recupero. E erano i commenti di Moment mal. Ah, das geht nicht. Genau, allora Jack David che mi scrive: perché non fai un video in cui spieghi la differenza tra Trentino e Alto Adige? Allora io direi che prima cosa è un problema di geografia, cioè se voi prendete una cartina e la guardate con attenzione, noterete che all'interno della stessa regione ci sono due province diverse e c'è una parte in alto dove c'è scritto provincia di Bolzano, quello è l'Alto Adige, e una parte più in basso dove c'è scritto provincia di Trento e quello è il Trentino. Quindi la prima differenza direi che è quella geografica. Adesso, prima che qualcuno inizi a pensare di linciarmi e dire non ero qua per questo, grazie, ci arrivavo da solo, andiamo avanti ad approfondire un po' le differenze. Una cosa su cui vorrei fare chiarezza è: in Trentino non si parla tedesco, cioè lo studiamo a scuola, siamo obbligati a farlo per questioni storiche che tra l'altro ritengo giuste, nel senso che se si è parlato il tedesco per secoli è anche una questione che ci consente di entrare e comprendere un po' meglio la nostra storia, proprio il fatto di... Aspetta che mi metto sul caffè. Ecco, quindi sono tornata tra voi con il mio caffè. Adesso ce lo gustiamo insieme. Se volete potete andarvene a farvi uno anche voi, mettete in pausa, tanto come al solito sapete che io tendo a chiacchierare un bel po'. Allora, dicevamo, la prima differenza è quella linguistica, nel senso che in Alto Adige si parla tedesco e è proprio lingua ufficiale, mentre in Trentino lo studiamo semplicemente a scuola. Sia in Alto Adige che in Trentino sono però presenti diverse minoranze linguistiche. Abbiamo il cimbro, il mocheno e il ladino. Il ladino che è sostanzialmente un dialetto di origine, come dice il nome, anche latina, e quindi molto più simile all'italiano, mentre il mocheno e il cimbro sono dialetti molto più simili al tedesco, proprio a sentirli parlare. Una cosa che mi piace tantissimo è abbiamo delle televisioni locali che parlano appunto e fanno i TG addirittura in mocheno, in queste lingue un po' particolari, per cui mi piace ascoltarle. E sono veramente interessanti perché, come ad esempio, io trovo che l'olandese sia una via di mezzo tra l'inglese e il tedesco, e quindi prenda parole un po' da entrambe. Lo stesso per questo mocheno, che mi sembra prenda qualche parola, non ce la posso fare, qualche parola dal dialetto italiano, cioè dal dialetto nostro, e qualche parola dal tedesco e le mette tutte insieme. Però, stando lì un po' a seguire cosa stanno dicendo, qualcosa si riesce a seguire anche orecchiabile, e soprattutto conoscendo sia il tedesco che l'italiano, è interessante vedere e ascoltare. Questo è un dialetto molto particolare, un po' strano. Quindi dicevo, la differenza principale è che appunto l'Alto Adige ha queste due lingue ufficiali che sono l'italiano e il tedesco. Succede che, ad esempio, qualcuno mi ha chiesto: ma se uno deve andare a scuola, le scuole sono in tedesco? Sì e no, nel senso che ci sono delle scuole che sono scuole italiane, per cui la gente che va parla italiano e impara in italiano, mentre ci sono delle scuole in cui anche gli insegnanti fanno lezione in tedesco e sono scuole tedesche. E uno può scegliere liberamente se iscriversi a una scuola italiana o a una scuola tedesca. E chiaramente questo influirà in seguito e andremo a vedere cosa. Prima però vorrei fare una parentesi di tipo storico. È molto contestato, soprattutto nel resto d'Italia, al fatto della provincia di Bolzano e alle persone di madrelingua tedesca all'interno della provincia di Bolzano, è contestato il fatto che parlino tedesco, dicono siete italiani, ufficialmente sul vostro passaporto c'è scritto italiani, adeguatevi e iniziate a parlare italiano. Allora, c'è da fare appunto questa precisazione storica, nel senso che non hanno deciso loro sostanzialmente di essere italiani, addirittura una cosa che non viene molto riportata, però che i nostri nonni sia anche come trentini ci tengono a precisare che il Trentino è stato annesso all'Italia senza un referendum popolare. Perché cosa sarebbe successo? Facendo un referendum c'era la concreta possibilità che anche diversi trentini italiani decidessero di non unirsi all'Italia, perché sì, c'erano delle difficoltà, ad esempio il Trentino non aveva scuole in lingua italiana, non aveva università, quindi un'istruzione superiore in lingua italiana, e tutte le persone di lingua italiana chiaramente avevano di che lamentarsi.
però dal punto di vista giuridico e su alcune questioni non è che la gente si trovasse molto male. Un'altra cosa che c'è da precisare, da dire, è che appunto il Trentino, immaginatevi un territorio montuoso, quindi gente di montagna, gente di campagna, non erano intellettuali cittadini, cioè era proprio i grezzoni, la gente, proprio il popolo, i popolani, per cui non è che si mettessero neanche a fare ragionamenti di tipo politico, per loro funzionavano le cose, boh, basta, risolto. Per cui appunto non era detto che i trentini avrebbero deciso di unirsi all'Italia, e questo a tanti non è piaciuto. Immaginatevi nella parte tedesca, quindi chi parlava tedesco non poteva essersi sentito di fronte a questo obbligo, cioè il fatto che qualcuno sia venuto lì e gli abbia detto da adesso siete italiani e dovete parlare italiano, perché c'è una precisazione, la precisazione da fare. Praticamente nei primi tempi con l'annessione al Regno d'Italia non era stata poi così traumatica come questione, è successo successivamente con l'arrivo del fascismo che l'Alto Adige è stato italianizzato a forza, e oserei dire, adesso mi correggeranno i trentini e gli altoatesini che seguono il mio canale, secondo me anche con una certa ignoranza, nel senso che tutti i nomi, immaginatevi tutti i paesi, tutte le valli, tutti i fiumi, qualunque cosa all'interno del territorio che storicamente, quindi una volta, aveva nomi tedeschi, è stato italianizzato a forza. È stato italianizzato a forza, però a volte per assonanza, a volte senza, ad esempio, non so, Merano è diventato Merano, ho scelto al solito la più difficile perché col fatto che non riesco a pronunciare la R siamo al solito, e Bozen che è diventato Bolzano. E questa cosa è veramente stata fatta con ignoranza, che a volte ci sono alcuni nomi che ti chiedi ma da dove l'avete presa sta roba, com'è che avete fatto da questo nome a tirare fuori quest'altro. E immaginatevi anche per le persone che abitavano qua, sempre abituati al loro tedesco, alla loro lingua e ad avere tutti i nomi nella loro lingua, prima di tutto a trovarsi con questa imposizione del italiano, perché non era sentita, non ne avevano bisogno, non ne sentivano neanche, non aveva neanche la voglia, nessuno di loro aveva mai chiesto di passare all'Italia, e quindi ritrovarsi improvvisamente italiani e con tutta un'italianizzazione forzata, cioè con tutta una tutte le loro cose prese via, tutti i nomi dei paesi che conoscevano stati cambiati così proprio per a simpatia, senza neanche un'indagine storica e culturale dietro e sotto questa cosa. Per cui sinceramente anch'io, se qualcuno mi venisse qui e mi dicesse no guarda la strada dove ti trovi, anche a Trento ad esempio, c'è cioè Piazza Cesare Battisti, quella che adesso si chiama Piazza Cesare Battisti, che mia nonna la chiamava Piazza Italia perché sotto il fascismo era diventata Piazza Italia, che era la piazza del fascismo. Successivamente mi è proprio piaciuta la scelta di rinominarla Piazza Cesare Battisti, perché andremo magari prossimamente a parlare di Cesare Battisti, ma è stato proprio interessante il fatto del voler contrapporre, ok, sempre una persona, un irredentista e quindi interessato alla cultura italiana che voleva portare il Trentino all'Italia, però non era così forte, così fortemente fascista come un nome tipo Piazza Italia, cioè diciamo dopo il fascismo hanno deciso un attimo di stemprare e di ritornare anche in Alto Adige e ad apprezzare i nomi tedeschi, tanto che su alcune cose alla fine è successa la cosa opposta, cioè si è ritornati solamente al nome tedesco e gli italiani giustamente hanno protestato. Adesso c'è, non lo so, secondo me è una questione un po' difficile per alcune persone, è molto difficile per gli italiani accettare il fatto che all'interno dell'Italia ci sia un territorio in cui loro vanno e sentono parlare una lingua sconosciuta. Secondo me è più traumatizzante per gli italiani, come dicevo in un altro video, arrivare lì e sentire che tutte queste persone parlano tedesco, parlano una lingua sconosciuta dai più. E quindi l'italiano che va lì si trova in difficoltà perché non riesce a comunicare e dice accidenti, siamo in Italia, insomma imparate la mia lingua. D'altra parte io riesco perfettamente a capire e non mi trovo assolutamente in difficoltà, anzi parlando tedesco sono più loro che li vedi che si illuminano quando gli parli in tedesco, e secondo me questo qua rientra all'interno di quel cerchiamo di venirci incontro, cioè loro si rendono conto che non riescono a parlare italiano, fanno fatica eppure provano a farlo, e stessa cosa quando vedono qualcuno che si sforza di parlare tedesco pur non sapendolo, sono i primi a venirti incontro, o almeno io mi sono sempre trovata così. Poi chiaramente arriverà il mio solito amico troll che avrà qualcos'altro da ridire, anzi sostenere con prove la versione opposta. Va bene, ci stiamo tutti e due, sappiate che la mia comunque è un'esperienza positiva rispetto ai tedeschi della tua. A questo punto appoggio la mia tazzina, se no faccio danni come al mio solito, aspettate, c'era un altro commento che mi faceva invece Chris, un attimo che lo ripesco,
che mi chiedeva: cosa pensate voi Trentin dell'Alto Adige? Vi considerate una regione unita oppure siete italiani e quelli sono tedeschi? Allora, unità è un po' difficile perché essendo due province autonome ci teniamo a sottolineare la nostra autonomia, quindi provincia autonoma di Trento, provincia autonoma di Bolzano, secondo me proprio a livello di regione è sentita molto di più la provincia che la regione di appartenenza, quindi credo che i trentini si sentano più trentini e per niente altoatesini e che gli altoatesini si sentano altoatesini e per niente trentini. Al solito, trentini e altoatesini che seguono il mio canale, confermatemi o smentitemi. Io credo che questa questione italiani contro tedeschi sia prima di tutto un po' superficiale e seconda cosa un po' tipo, cioè non vorrei dire di propaganda, però scusatemi. Finisco il caffè, se no mi si sfredda. E che sia una questione che deriva da degli odi un po' più antichi e ha quindi ragioni storiche, nel senso che una volta l'Austria era il nemico, quindi l'impero austro-ungarico era il nemico contro il quale si è andata a formare l'Italia. E quindi c'era questa Italia in formazione che aveva un nemico da combattere che era questo impero austro-ungarico, quindi due forze estremamente potenti, insomma, anche in lotta tra loro. Successivamente, con il passare degli anni e con il superamento di questa Austria contro Italia, si è declinata questo odio in una questione italiani contro tedeschi, tra l'altro tedeschi non solo austriaci come una volta, ma tedeschi è una specie di minestrone che raggruppa austriaci, germanici in genere, e sotto questa bandiera della gente che parla la lingua tedesca non sappiamo bene neanche noi quale sia il vero nemico contro cui andiamo a lamentarci, cioè cos'è il tedesco? Il tedesco, intendiamoci, stiamo protestando contro gli altoatesini che non parlano in italiano, ci stiamo lamentando di tutti i tedeschi in quanto persone che parlano tedesco, cioè chi è il nemico, con chi è che ci stiamo lamentando? Per cui secondo me nel momento attuale è più una questione quasi populista, cioè la cosa che ti aiuta nella propaganda, cioè il creare quei due gruppi, siamo noi contro loro, è riportata all'interno dei giornali ogni questione che esce fuori, ad esempio come mi citava Christian, e quella questione che il sindaco aveva accolto il presidente non mi ricordo più del qualcosa dell'Unione Europea e aveva presentato tutto in tedesco, d'altra parte sto presidente parlava tedesco, per cui sì, cioè ha anche senso che vi organizzino qualcosa parlando tedesco. Poi è giusto che gli italiani protestino, perché chiaramente siamo in Italia, non gli fai tutto in tedesco, ci metti anche l'italiano, ma cioè ha una ragione il fatto che decidi di parlare in tedesco, accidenti, cioè tu parli tedesco, lui parla tedesco e vi venite incontro. Non lo vedo come una cosa così scandalosa o comunque come una cosa tale da dover scatenare una guerra ideologica per il fatto che a questa conferenza non era stato parlato in italiano. E poi chiaramente il sindaco ha dovuto scusarsi, e giustamente, come ripeto io, però credo che queste qua siano più vicende che vengono strumentalizzate e che quindi vengono usate per alimentare questo odio contro un nemico che in realtà... non lo so, cioè credo che ci sia proprio bisogno di sentire un noi contro loro, di trovare un nemico di qualche tipo e che quindi appunto queste vicende vengano fortemente strumentalizzate. Personalmente non mi sono mai trovata in grosse difficoltà, cioè andando anche in provincia di Bolzano, anche nei paesi in cui italiano non si parla, io sono sempre riuscita a comunicare in qualche modo, cioè una volta chiaramente si fa fatica perché se loro non parlano italiano, io non parlo tedesco, si fa fatica. Però io insisto che l'integrazione è questo, cioè il cercare di venirsi incontro, di capirsi e capire anche le ragioni che sono dietro a tutte queste vicende e che l'unico modo per andare avanti, per crescere come cultura, sia appunto quello di cercare di capire che esistono anche mentalità diverse, che esistono anche culture diverse e riuscire a trovare cosa di positivo, quello che hanno da dare e che veramente può dare qualcosa dopo alla tua cultura e a te come persona. Una cosa che vorrei precisare è che ad esempio quando si va in Alto Adige, dalle statistiche risulta che sono tutti tedeschi, però in realtà avevano fatto una ricerca tempo fa, adesso se riesco a ritrovarla vi metterò tutti i link, che diceva che all'interno dei gruppi, ad esempio quando si formano gruppi di ragazzi, succede più spesso che i madrelingua tedesca si mettano a parlare in italiano rispetto al madrelingua italiana che si mette a parlare in tedesco quando si forma un gruppo di lingua mista.
Per cui questa cosa che mi dicono sono tedeschi, parlano solo tedesco, io vedo da parte loro anzi una grande apertura, nel senso che tu sei il tedesco, vai nel gruppo italiano, ti metti a parlare italiano e non il contrario. Da questa ricerca risulterebbe una situazione ben diversa da quella che ci viene proposta dai giornali. Tempo fa qualcuno mi aveva fatto una domanda a proposito del tedesco e della diffusione del tedesco in Alto Adige, per cui ero andata a cercarmi una cartina. Su questa cartina erano rilevate tutte le zone in cui viene parlato italiano, tutte le zone in cui viene parlato tedesco, con le varie specificazioni, cioè dove c'è più italiano, dove c'è più tedesco, con le varie percentuali, che non mi veniva il termine, e quindi dove c'è più di una cosa, più di un'altra. Quello che risultava da questi sondaggi è che in Alto Adige c'è una prevalenza di persone che di madrelingua tedesca. Adesso secondo me bisognerebbe fare una precisazione, nel senso che c'è una cosa, una particolarità che ha solo la provincia di Bolzano, cioè che essendo una provincia bilingue, quindi con la doppia lingua ufficiale, e obbliga tutti coloro che vogliono lavorare in un luogo pubblico, quindi può essere una scuola, può essere un'amministrazione di qualche tipo, devono conoscere obbligatoriamente sia l'italiano che il tedesco. Per fare questa cosa esiste un patentino, che è il patentino di bilinguismo o di trilinguismo per il Mocheno, che certifica che la persona X è in grado di parlare italiano e tedesco. Come si fa questo patentino? Si presenta nei propri titoli, ad esempio si dice: io ho fatto una scuola italiana, per cui ti fanno l'esame di tedesco. Se tu dici io ho fatto una scuola di tedesco, ti fanno l'esame di italiano e poi certificano che tu sai l'italiano e il tedesco, perché danno per scontato che tu hai fatto la scuola X e conosci la determinata lingua che viene insegnata in quella scuola. Adesso, per dichiararsi come appartenente al gruppo linguistico italiano o appartenente al gruppo linguistico tedesco, ci sono alcune caratteristiche che non ricordo bene. Dovrebbe esserci un genitore madrelingua di quella lingua e aver frequentato per tot anni una scuola. Adesso non ricordo nello specifico, perché io non ho questo patentino, per cui non è una cosa che mi riguarda e non sono dentro nella questione a questi livelli. Al solito, se qualcuno conosce la questione può precisare questo sotto nei commenti. Fatto sta che appunto questa persona si dichiara italiano o tedesca, e a seconda di quello che si dichiara poi gli verrà fatto un test di italiano o di tedesco. Chiaramente se uno è italiano gli è più comodo che gli venga fatto il test di italiano, se uno è tedesco gli viene più comodo che gli venga fatto il test in tedesco, perché è la lingua che conosce meglio. Per cui secondo me ci sarebbe da analizzare anche questa questione, cioè quanti si dichiarano italiani per poter fare il test in tedesco e quanti si dichiarano tedeschi per poter fare il test di italiano, che conoscono meglio e quindi in realtà sarebbe la loro prima lingua. Per cui non so fino a che punto siano affidabili queste ricerche su quanto la gente si autodichiara italiano o tedesca. Rispetto a come ci vediamo reciprocamente, credo che ci sentiamo un po' una sorta di cugini, nel senso che, come si diceva in altri video, a livello proprio italiano, non solo locale, è molto più sentita l'appartenenza regionale rispetto all'appartenenza all'Italia intera. E che quindi forse anche noi, come tutti, ci sentiamo un po' più appartenenti alla nostra regione prima che sentirci. A proposito di questo farò un video prossimamente, perché ho avuto una splendida idea, se vedrete sentirete, rispetto che appartenenti appunto a una cultura o a un'altra. Per cui secondo me, appunto, ripeto, ci sentiamo più cugini e non c'è una vera lotta, non ci sono veramente tutti questi scontri che vengono riportati dai giornali. Li sente chi lavora in ambito politico e che quindi si trova proprio ad affrontare fisicamente. Ci sono trentini addirittura, come dicevo a qualcuno, non ricordo dove, sotto qualche video, che vogliono tornare al Tirolo, come ci sono altoatesini che vogliono fare la stessa cosa. Secondo me queste qua sono decisioni un po' anacronistiche, nel senso che siamo tutti europei, per cui questi nazionalismi, questi volersi richiudere nel proprio piccolo non hanno più senso di essere. Ripeto, secondo me per andare avanti l'unica soluzione è allargarsi e aprirsi all'altro e al diverso, e anche se gli americani sembra che ultimamente ce lo contestino. Questo per oggi direi che è quanto, ho chiacchierato abbastanza. Fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Se il video non vi è piaciuto mettetemi pure un dislike, se vi è piaciuto chiaramente mettetemi un like, e se siete curiosi di sentirmi chiacchierare ancora mettetemi un niente, nel senso che vi iscrivete, per cui tornerete a trovarmi prossimamente, e qui intorno al solito mi sposto indietro, altrimenti mi vengono tutti i video in faccia, compariranno altri video che ho girato in passato a proposito di argomenti vari. E noi ci sentiamo il mese prossimo.
Poi il mese prossimo, sì, il mese prossimo sicuramente con qualcosa sul Trentino, settimana prossima non so di cosa parlerò, probabilmente torneremo a parlare. Ah no, aspettate, faremo un episodio speciale, non vi anticipo niente. E sì, direi che vi lascio con la curiosità e ci sentiamo la prossima settimana.